deciso di far raccontare le esperienze di persone che lavorano nell'ambito dei rifiuti, nell'ambito della raccolta differenziata e che sono stati portatori anche nel mondo di principi importanti. Quindi inizieremo con l'intervento di Rossano Ercolini, che ha vinto il Goldman Environmental Prize e quindi questo è il massimo onore che si dà a livello internazionale in ambito ambientale. E lui è anche il presidente dello Zero Waste Europe e coordinatore del centro di ricerca Rifiuti Zero. E lui ci racconterà i 10 passi che servono, le 10 azioni che servono per raggiungere la strategia il rifiuto zero. E anche concetti dell'economia circolare. E dopodiché passeremo all'intervento di signor Ceccarani, che ci illustrerà un modo di fare raccolta differenziata diverso da quello che tutti noi conosciamo nel maceratese, che è quello di porta a porta, che comunque ricordiamo, soprattutto in provincia di Macerata, ha raggiunto dei risultati davvero molto importanti. Lui quindi ci racconterà la sperimentazione a Porto San Giorgio del cassonetto intelligente. E dopodiché, siccome noi comunque crediamo che per ottenere, per diciamo, sviluppare la strategia di rifiuti zero e raggiungere risultati concreti, si debba attuare una cooperazione tra il pubblico e il privato, faremo anche intervenire una ditta virtuosa che produce oggetti, in particolare per l'edilizia, utilizzando plastica riciclata. E il loro intervento sarà anche fatto in affiancamento con il loro esperto olandese, Jan Marten van Maaren, che racconterà la sua esperienza nei Paesi Bassi e sicuramente tutto questo arricchirà il nostro bagaglio di conoscenze, arricchirà la nostra sensibilità e ci permetterà di capire meglio quello che è il mondo della gestione dei rifiuti. Grazie a tutti per essere venuti, rinnovo di cuore un grazie a tutti quanti, mi fa piacere che questo è un tema importante che suscita l'interesse di tante persone. Sono stato chiamato anche da gruppi, da attivisti sparsi nel territorio della regione Marche che vogliono collaborare con noi, vogliono che gli raccontiamo le nostre esperienze e questo è molto importante. È molto importante cooperare tra di noi, è importante cooperare con le istituzioni, è importante che il cittadino sappia che ci sono anche queste belle realtà, che ci sono delle persone che credono in tutto questo. Ed ora inizieremo ad ascoltare Rossano Ercolini. Grazie. Intanto mi presento per un aspetto in particolare, io sono un maestro elementare, sono un attivista, sono anche per motivi un po' della vita, ho avuto accesso a nozioni di expertise in materia, anche se il mio cuore batte da parte degli attivisti, dell'attivismo, quindi io faccio gli auguri alla neo costituita Associazione Marche per Rifiuti Zero, perché appunto so che canalizza tantissima passione civile, tanta voglia di fare positiva, si potrà anche magari non essere d'accordo in tutto, io personalmente sono d'accordo in tutto, ma quello che non si può rimuovere è che delle persone giovani non solo ci mettono il meglio di sé, del loro tempo, a volte anche sottratto ai propri interessi familiari, per dare qualcosa di buono a tutti noi. Ecco, quindi questo contributo viene in genere rimosso dalle controparti o da chi, diciamo, ha anche interessi a contrastare il percorso di Rifiuti Zero. Voglio anche dire,
con un po' di arroganza, sono diventato un po' arrogante dopo il premio Goldman Prize, che io non sono un profeta senza esercito e non sono un profeta che viene dal nulla. Io rappresento migliaia di attivisti in Italia e non solo, che non sono costituiti in un'associazione granitica. È la nostra forza, quella di essere informali ma di essere sostanziali quando c'è da risolvere i problemi, da difendere i territori. E vengo da una zona che è quella della provincia di Lucca, io sono capannonese, vengo dal mio comune dove sono nato e dove risiedo, che ha vinto una battaglia topica da cui è partito il Big Bang dei rifiuti zero in Italia e probabilmente in Europa. È una realtà di almeno 190.000 abitanti, perché la piana di Lucca comprende 80.000 abitanti attorno al comune di Capannori, che ne ha 47.000, ci sono poi altri comuni serviti dallo stesso gestore. Poi c'è il comune capoluogo, Lucca, con 90.000 abitanti, che ha aderito, ha adottato la delibera di rifiuti zero e quindi lavora un po' sulla falsariga del percorso inaugurato nel 2007 da Capannori. E c'è la Palla del Serchio, con qualche propaggine della Garfagnana, che sta seguendo il percorso di rifiuti zero. Comuni di Barca, di Borgo Ammozzano, sono comuni importanti dal punto di vista degli insediamenti delle cartiere. Nel mio distretto risiede il distretto cartario più importante d'Europa, la Carta Regina, la Carta Lucart, vengono tutte da quei territori. 190.000 abitanti che hanno oltre il 75% di raccolta differenziata. Quindi ci tengo a dirlo, perché altrimenti sembra che sia un confronto tra scuole di pensiero, ognuno ha il suo pensiero. No, ci sono i pensieri, ci sono le scuole di pensiero, ma ci sono i risultati, con i numeri, con gli esempi di buone pratiche, diciamo, che si possono toccare con mano anche da parte dei giustamente scettici, perché prima di adottare un percorso bisogna metterlo alla prova fino in fondo, si tiene davvero. Questo, diciamo così, è l'universo associativo di cui faccio parte, di cui sono presidente di tutto, ma tutto quello di cui sono presidente è rifiuti zero, soldi zero. Quindi io sono orgoglioso di questo dato. Se possiamo... Io sarò rapidissimo nell'illustrarvi i 10 passi, poi vorrò entrare anche nel merito di alcune buone pratiche da condividere. Questo qui è, diciamo, la classica roadmap verso rifiuti zero. Rifiuti zero è un obiettivo idealistico in un tempo realistico. Rifiuti zero non è domani. Non è domani l'altro, è il 2020, il 2022, a seconda di quando un comune si mette in viaggio e in marcia, ma da ieri deve iniziare la politica per ridurre i rifiuti a partire dalla riduzione degli smaltimenti. Importantissimo, non è tanto il risultato, forse non arriveremo mai a zero, ma è importantissimo il viaggio. In questo viaggio, nel bagaglio, va messo il meglio delle risorse umane che una comunità, che un'amministrazione, che una società ha a disposizione. E vedremo che questo comincerà a parlare non solo di rifiuti, non solo di materiali di scarto, ma parlerà di educazione, di buona formazione, di buona informazione, di democrazia, quella vera, quella dal basso, bottom up. Quella che ci rende ottimisti nonostante la democrazia non stia in buone mani e non stia in buona salute. I passi più importanti sono il primo e l'ottavo. Il primo, perché, diciamo, è l'incipit, dà il via, l'approccio è quello per cui io, che ahimè mi sono accorto ieri l'altro di aver 60 anni, e questo mi pesa un po', sono un eterno giovane che purtroppo deve registrare il dato del tempo che passa. Negli anni 80, quando si parlava di rifiuti, si parlava automaticamente, era sinonimo di impianti. Dove metto l'impianto? Dove si fa l'impianto? Naturalmente non abbiamo fatto un passo in avanti. Abbiamo prodotto le terre dei fuochi,
abbiamo prodotto dei disastri di cui ancora non siamo consapevoli, perché le terre dei fuochi non sono solo tra Napoli e Caserta, le terre dei fuochi sono dovunque in Italia, che dovrebbe invece coltivare la bellezza come quella di questo angolo stupendo, uno dei tanti angoli stupendi che ci sono in Italia, insomma, quindi alla bellezza ci dovrebbe ispirare. E insomma, era l'hardware, il fuoco dell'attenzione, il centro dell'attenzione. Le risorse avrebbero dovuto andare tutte sull'inceneritore, sulla discarica, sull'hardware. Quindi se ho 100 euro, 95 avrebbero dovuto andare in quella direzione. Si è scoperto, con un po' di ritardo, ma meglio ma tardi che mai, che la differenza e la differenziata non la fa l'impianto, ma la fanno i cittadini. Sono i cittadini con le loro due macchine, le 10 dita, le due mani, che fanno, svolgono e risolvono fino all'80-85% del problema. Quindi quanti anni abbiamo perso per spostarci dal ferro, dall'impiantistica, dall'hardware al software, alla buona formazione, alla buona informazione delle comunità. Però, ripeto, meglio tardi che mai. Chiaramente in questo contesto il nostro no agli inceneritori non è un no ideologico. Noi sappiamo, e io di questo non ve ne voglio parlare, intuitivamente noi sappiamo l'impatto sanitario che hanno questi impianti, si dica o non si dica. Io vengo dalla battaglia topica a Firenze, alle porte di Firenze c'è l'inceneritore di Renzi. Renzi ha fatto laboratorio lì, è lì che ha cercato di asfaltare le comunità, e cerca di asfaltarle per realizzare un inceneritore delle multi-utilities. Era, poi ce ne sono altre, Irem, Parma, Torino, A2A, Milano, Brescia, Acerra, adesso cerca di entrare in Sicilia. In quel contesto abbiamo visto quanto la battaglia contro l'inceneritore allarma le comunità. Poi questo allarmismo viene descritto come terrorismo disinformativo, arrivano gli esperti super pagati e mi dispiace che i politecnici spesso seguano questo abbaglio, dicendo ma inquina quanto un camion un impianto di incenerimento. Io lascio, dico solo che nella normativa europea ed italiana gli inceneritori sono classificati come impianto a rischio, quindi sì, la normativa prevede che si possano fare, ma si devono adottare tutte le minimizzazioni del caso, perché sono impianti a rischio che nessuno ama avere dietro l'uscio. Quindi partiamo, però il nostro no, il no dei 10 passi, paradossalmente è un no nemmeno ambientale, è un no funzionale. Se io faccio l'inceneritore, per 25 anni lo devo alimentare, e nell'epoca della flessibilità, tutti sono flessibili sui diritti, però si assume, guarda caso, il simbolo della rigidità. Un inceneritore, una volta che l'ho fatto, non ne vengo fuori per 25 anni, perché ho un debito con le banche e le banche mi danno i soldi. Lo sapete perché? Mi verrebbe da farvi la domanda da maestrino pedante: perché hanno la garanzia che pagherete voi con la vostra bolletta. Allora è facile fare il liberista con i soldi degli altri. Allora tutti sono imprenditori, sono prenditori di soldi, per fare cose che i cittadini non vogliono, che spesso vengono vituperati. Terroristi, avete un vostro potente perché vi denunciano. Però si fanno con i soldi di quei vituperati cittadini. Ecco perché si sta parlando di democrazia, non solo di materiali di scarto. Quindi gli inceneritori irrigidiscono il sistema. Le sa bene qualcosa l'Olanda. Napoli porta con le navi i rifiuti a Rotterdam anziché ad Acerra. E lo sapete perché? Perché spende di meno. E Acerra è 20 km da Napoli, quindi
spende di meno, perché gli inceneritori di larghissima scalarità, oggi non è possibile realizzare un inceneritore da 300 tonnellate, oggi ci vuole un inceneritore da 1500 tonnellate, da 2000, e allora il bacino di afferenza deve essere vastissimo. Se io realizzo un inceneritore, devo importare rifiuti. La Germania importa rifiuti dall'Inghilterra, chi ha costruito la Svezia importa rifiuti da mezza Europa, tant'è vero che la stessa Danimarca, che è la patria dell'incenerimento dei rifiuti, che incenerisce il 55%, ha iniziato ufficialmente una graduale exit strategy dall'incenerimento, da quando l'Europa ha detto: attenzione, noi nel cassonetto abbiamo una miniera urbana. Io ho letto in questa affermazione, in questo mantra che viene ripetuto costantemente, ho letto un approccio non ecologico, economico, macroeconomico. L'Europa sa bene che non ha giacimenti naturali che sono caratteristici degli altri continenti. Allora, le risorse le deve estrarre da quelle che fino a ieri in modo troglodittico ha definito rifiuti. Rifiuti a chi? Metalli, ma quali rifiuti? Polimeri plastici, ma quali rifiuti? Legno, fibre cellulosiche, sostanza organica nell'epoca della desertificazione dei suoli e della perdita di fertilità dei suoli. L'Europa sa benissimo, ha fatto nel 2012 un corso di formazione ai tecnocrati, ai funzionari, ai dirigenti dell'Unione Europea per sensibilizzarli, per puntare a fronteggiare quella che viene chiamata la raw materials scarcity, la mancanza di materie prime. Nei prossimi 25 anni il fabbisogno di materie prime aumenterà del 75%. E oggi, quando parliamo di terre rare, mi viene in mente quando Deng Xiaoping, negli anni 90, Deng Xiaoping, presidente del Partito Comunista Cinese, col suo sorrisino malefico diceva: gli arabi hanno il petrolio, ma noi abbiamo il 90% delle terre rare. Non sapevo neanche che cos'erano le terre rare, sembravano le terre di Siena, qualcosa che aveva a che fare con la pittura. Ora le sappiamo, perché non possiamo farne a meno. Gli schermi a cristalli liquidi, i microfoni, i pannelli solari, tutto necessita di terre rare, un elenco di 17 minerali che è posseduto al 70%, non al 90% dalla Cina, che comunque ne commercializza il 90%. Se non vogliamo dipendere dal monopolio, dobbiamo estrarre dai rifiuti elettrici ed elettronici questi metalli preziosi. Questa è la legge dell'economia bellezza, altro che ecologia, è concretezza, è governance, è concretezza. Se si vuole percorrere in modo rapido il successo delle raccolte differenziate, il porta a porta in Italia almeno, bisogna fare anche una ricognizione degli altri paesi europei, ogni paese ha un po' il suo approccio a queste tematiche, ma in Italia la statistica ci dice che è il porta a porta che porta a gestire con una relativa facilità fino al 75, fino all'80% il comprensorio della provincia di Treviso, 600.000 abitanti, la nostra San Francisco ha già adesso 85, anzi nel 2013 l'85% di raccolta differenziata. A chi diceva sì, sul piccolo villaggio si può, nel presepe si può, ma non si può nella grande e densa realtà popolata. No, Treviso ha dimostrato, ma non solo Treviso. All'inizio dicevano a Treviso sono borboni, sono asburgici. Poi dopo si è diffuso anche nel nord-ovest, ma lì sono sabaudi. Poi passando per il centro, poi arriva il sud, mai, sono sudici e porponici. Salerno ha battuto Novara, in un anno è arrivata al 70%. Questo razzismo antropologico non esiste. Se si dà il servizio al cittadino,
il cittadino brontola, ma ci dà di più di quanto apparentemente possa sembrare. Naturalmente il servizio deve essere costantemente curato, la cura non sciattamente fornito, un po' col ditone, ma vuoi qui, ma vuoi là, no, cosa hai fatto per migliorarlo costantemente? Il porta a porta vedremo che non può partire senza l'applicazione della tariffazione di igiene ambientale puntuale. Se si fa un porta a porta, si può anche sfalsare per un pochino di tempo, ma adesso io consiglio di partire in modo sinergico con l'applicazione della tariffazione puntuale, perché altrimenti il cittadino dice: io le mani me le sporco, la pasta asciutta la separo dal resto, però poi voglio, ma non per i soldi, perché sono 60 euro in meno l'anno, per un ristorante non sono 60 euro, possono essere anche 1500, anche 2000 euro, per un pizzaiolo può essere la differenza tra vivere, sopravvivere o morire. Quindi l'applicazione della TIA puntuale è topica, è necessaria, perché occorre un rinforzo civico. Io sono civico, mi comporto come si deve, ma la pacca sulle spalle la voglio. Non voglio il ditone dall'alto, ma voi non soluzionate. No, è per forza. Cercate costantemente di vivere tra i cittadini, cercando di rimuovere costantemente quali sono i piccoli disservizi. Un servizio non è mai la perfezione, però sta al gestore, sta al decisore politico migliorarlo costantemente. Ed è anche bello, perché no, se no è bello vincere facile, bello è vedere di aver risolto il problema. Piccoli problemi ne risolvono di grandi. La comunicazione è fondamentale, deve essere orizzontale, ci deve andare il sindaco a bussare alle porte. Arriva la signora: oh, ma lei è il sindaco, sono anche un po' spettinata, cosa è venuto a farmi, una multa? Forse c'è qua. No, sono venuto a spiegargli dove si mette la carta sporca della pizza, dove si mette il tetrapack, dove si mette il blister. Cosa? Il blister? Cos'è il blister? Venga, intanto le faccio un caffè. In questo passaggio in cui il sindaco va a bussare alla porta, non solo si mette sul giusto binario la risoluzione della gestione dei materiali di scarto, ma la politica ritrova quel volto umano che ha perso, perché allora il sindaco si occupa di me. Ma chi avrebbe mai detto, quelli là che si occupano di me? È lì il bello della politica. Allora Rifiuti Zero di nuovo non parla di rifiuti, ma parla di democrazia, parla di educazione, quella che ci interessa. Col porta a porta naturalmente intercettiamo grandi quantitativi, grandi flussi di sostanza organica. Il compostaggio è più importante del riciclo, perché aiuta a combattere la perdita di fertilità dei suoli. Pensate, tutta l'area mediterranea a rischio, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la stessa Emilia Romagna sono a rischio, la Pianura Padana a rischio di infertilità, e questo provoca il rischio, che spesso diventa realtà, che il carbonio contenuto dai suoli, quando va in quantità sotto una determinata soglia, si trasformi in anidride carbonica rilasciata in atmosfera, e questo pesa in termini di cambiamenti climatici molto di più di quanto pesa